Sale la tensione tra gli operai dell'Ilva di Taranto in vista del temuto sequestro giudiziario da parte della Procura a conclusione dell'inchiesta sul disastro ambientale che vede indagate 5 persone dei vertici societari ed aziendali. Timori che, stando a fonti sindacali dei lavoratori, ora si spostano la prossima settimana. Le tute blu, trapela da fonti metalmeccaniche, sarebbero state invitate dai rispettivi capi reparto a presidiare i posti di lavoro per evitare l'azione di sequestro. Sembra sfumata, per ora, l'ipotesi di una nuova manifestazione di lavoratori. Alla fine sembra che sia intervenuto lo stesso presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, che da alcuni giorni ha preso il posto del dimissionario e indagato Nicola Riva, rasserenando la situazione e invitando alla calma. È vero che in fabbrica c'è grandissima preoccupazione, dice Mimmo Panarelli, segretario della FIMCISL di Taranto, ma è anche vero che in questi giorni qualcosa di molto importante è accaduto, dalla legge regionale sulle emissioni inquinanti all'impegno assunto dal governo a Palazzo Chigi di evitare la chiusura del sito siderurgico di Taranto, considerata la sua importanza strategica per l'economia nazionale. Nessun commento intanto da parte dell'Ilva, che comunque non nega la situazione di grande preoccupazione esistente in fabbrica e il clima di attesa che si vive in vista di possibili azioni giudiziarie. L'Ilva si riserva una nuova valutazione dei fatti a dopo l'incontro con il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, programmato per il 24 luglio e in presenza di un'eventuale notifica del provvedimento della Procura. Nessuna novità per ora dal versante giudiziario, resta però molto accreditata l'ipotesi e quanto trapela dalle fonti dei lavoratori che qualcosa potrebbe succedere a metà della prossima settimana.